10 palestinesi sono rimasti uccisi in scontri con l'esercito israeliano a Nablus in Cisgiordania. Per l'agenzia palestinese Wafa si contano anche 102 feriti. A innescare gli scontri un'operazione militare dell'esercito israeliano tesa ad arrestare 3 ricercati. Uno di loro avrebbe sparato sugli agenti che hanno risposto al fuoco, mentre altri palestinesi si sono scagliati contro l'esercito israeliano. Tra le vittime si conterebbero i 3 ricercati e un civile, un anziano di 72 anni. Il mese scorso un raid israeliano di natura simile in Cisgiordania è stato seguito dall'attentato a una sinagoga a Gerusalemme con 7 vittime. Un portavoce di Hamas ha detto: "La nostra pazienza sta finendo", una velata minaccia.